tutti ragazzi, ben arrivati in questo mio nuovo video. Siamo qui finalmente con un nuovo video, appunto. Purtroppo questa rubrica sta per giungere al termine, ragazzi, perché oggi sono qui per portarvi la top 5 dei migliori attaccanti che mi sono piaciuti di più in questa Serie A, ovviamente 2015-2016. Cioè, sono comunque stato contento di portarvi questa rubrica. Siamo giunti al termine, purtroppo, però è stata comunque una bella rubrica. A me sicuramente per registrarla, a voi magari se vi è piaciuta guardarla, spero di sì, e anche di interagire qui sotto nei commenti. Quindi mi raccomando, per la top 5 degli attaccanti chiedo almeno 60 mi piace, quindi 60 mi piace per questo video, ragazzi. E poi usciranno altri video di calciomercato e altri gameplay, visto che comunque questi video comunque li sto registrando, come sapete, quando sono ancora a Roma, perché tra pochissimo sarò in Croazia e non potrò portarvi nessun altro tipo di video a parte i video di mercato e le recensioni dal telefono, perché mi sono comunque comprato l'S5 Neon, almeno un telefono decente per fare i video, ragazzi. E quindi niente, non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito con la top 5 degli attaccanti che mi sono piaciuti di più. In quinta posizione trovo Mauro Icardi. Io reputo la gente che lo insulta davvero stupida, che non capisce un cazzo di calcio. Forse sapete a chi mi riferisco, cioè non capite niente di calcio. Un giocatore che ti totalizza 15-16 gol in campionato con un centrocampo dell'Inter quasi inesistente, cioè forse un po' meglio di noi, ma davvero di poco, cioè forse si salva col Brozovic, forse Medel, nemmeno tanto con Doppia che solo nella fine si è svegliato, per il resto un flop assurdo. Quindi, cioè, non è che potete dirmi che l'Inter ha un grande centrocampo. Sì, solo Perisic che gli dava i palloni, cioè, per il resto Icardi era da solo, giocava davvero da solo. Si intendeva comunque a meraviglia con Jovetic, ma per il resto nemmeno Jovetic, quando non ha visto il campo, Icardi, cioè, sembrava da solo lì in cerca di palloni, cioè, si doveva prendere lui. E quindi Icardi ha totalizzato tantissimi gol per non avere un centrocampo l'Inter. E quindi la gente che lo insulta è davvero stupida. Per me è un attaccante davvero forte, che comunque potrebbe far comodo a tantissime squadre qui in Serie A, anche tra le big sicuramente, e a me piace davvero tanto. Quarta posizione, Andrea Belotti. Mamma mia, mamma mia. Un attaccante fortissimo, di prospettiva tra i più forti in Italia che noi conosciamo. Quanti gol ha fatto? 14, 15, non lo so. Con il Torino una stagione fantastica. Anche lui non parte benissimo. Anche lui forse spesso la sua pecca è di divorarsi i gol davanti alla porta, ma poi quando ha preso il via con i gol non si è più fermato. Il gallo, davvero, lo conosciamo per la sua esultanza classiche, che ormai penso che conosciate tutti. Tantissimi gol, una partita con l'Inter, me la ricordo quella là, spettacolare. Mamma mia, con il Toro si è trovato a meraviglia con Baselli. Comunque i giocatori ce l'ha il centrocampo del Torino per fornirgli i palloni. Si è trovato anche bene con Maxi Lopez, è arrivato in Italia Immobile. Quindi Belotti, secondo me, andava anche lui convocato agli europei, non è stato convocato e nemmeno preso in considerazione. Scelta per me sbagliatissima. La sua dote migliore è la velocità, il suo dribbling, comunque la personalità che ci mette in campo, la determinazione. Quando deve far gol lui c'è sempre. Per me è davvero scoppiato quest'anno e devo fare sicuramente almeno due plausi per lui, perché ha fatto una stagione in Granata davvero stupenda. Terza posizione, Carlos Bacca. Anche lui lo insultate tantissimo. Stesso discorso per Icardi. Un Milan non ha proprio un centrocampo, zero, non ha avuto centrocampo. E lui è riuscito a totalizzare tra campionato e Coppa Italia 20 gol, che sono una cifra mostruosa comunque. Se non hai un centrocampo o qualcuno che gli serve i palloni. Anche lui solo giocava con Bonaventura, con Onda, qualche cross che gli ha messo, per esempio al derby, che mi viene in mente come prima cosa. Per il resto Bacca comunque i gol ha fatti e quindi non si può criticare. Uno dei migliori del Milan e c'è poco da dire. Ok che tatticamente certi passaggi li sbaglia in modo clamoroso e dovrebbe migliorare in quei casi, però è anche del fatto del mancino, che quando si trova la palla sul mancino tira di rabona. Anche questa è una cosa che mi dovrebbe spiegare il colombiano, perché proprio non la capisco. Cioè, comunque sul sinistro magari puoi dare anche più potenza di tiro col sinistro, anche se non sai calciare benissimo, non hai tanta precisione rispetto a una rabona, che comunque se sei lontano, sei angolato, non è che ti può creare tantissimo. Cioè, se calci con la rabona, nemmeno se crossi, cioè calcia con la rabona, spesso comunque te la parano. Comunque se sei defilato non è che puoi dare tutta questa potenza al pallone. Quindi io dico sempre, almeno provaci col sinistro, cioè se sei un calciatore professionista devi sapere usare entrambi i piedi, quindi non è una scusa vana per non calciare col mancino. Quindi niente, solo per questi due fatti, per il resto molto veloce, un cecchino assurdo, quando sta davanti alla porta da solo col portiere uno su due sono gol, e magari fossero tutti così, cosa che forse è mancata davvero alla Roma, perché secondo me la Roma era una squadra almeno da secondo posto, almeno con un bomber così, secondo me un Bacca la Roma avrebbe fatto almeno 25 gol quest'anno, e forse anche di più, tra Champions e tutto. Quindi non c'è nulla da aggiungere su Bacca. La gente che lo insulta, anche gli stessi tifosi milanisti,
andate a riguardare le sue partite e poi ne riparliamo. In seconda posizione Paolo Dybala, anche lui va fatto tantissimi applausi, un giocatore assurdo. Alla Juventus anche lui non era partito benissimo, stessa cosa che avevo detto anche per Alessandro nel video dei terzini, poi si è ripreso, assieme sono diventati titolari inamovibili, fortissimo Dybala, velocissimo, si è inventato dei gol davvero assurdi. Il primo che mi viene in mente adesso è quello col Sassuolo, dove ha calciato col mancino a giro e così non ha potuto davvero far nulla. Anche lui ha un dribbling assurdo, un giocatore imprevedibilissimo. Al Palermo si ha dimostrato tantissimo, però comunque era una stagione buona e la Juve ha rischiato sul talento e ha fatto più che bene, perché comunque sì, ha speso 40 milioni, adesso il prezzo è salito almeno sui 60-70, 80 addirittura, e già molti club top europei lo stanno cercando e la Juventus ha rifiutato tutte le offerte. È davvero fatto bene, perché Dybala, se quest'anno è stato il primo anno, ha fatto più gol di Tevez, sono numeri già importantissimi. Quel che basta per essere la prima stagione, non mi immagino la seconda, con magari dei partner ancora più forti, che se la Juve si rinforza ancora di più cosa può fare? Immaginiamoci cosa potrebbe fare Dybala. Purtroppo non l'ho potuto selezionare al primo posto, perché sappiamo che c'è al primo posto e lì non ho potuto davvero far nulla. In prima posizione l'eterno, micidiale, Gonzalo Higuaín. Mamma mia, per lui troppi applausi, 36 gol, ha superato il record di Nordahl, è entrato nella storia della Serie A team, e questa è una cosa che fa piacere comunque anche ai tifosi italiani e della Serie A, perché comunque quando vai a rivedere magari tra 40 anni nessuno riuscirà a eguagliare il suo record, addirittura a superarlo, e ricorderemo, guardate, Higuaín nella stagione 2015-2016, colui che ha realizzato più gol in tutta la Serie A e nel campionato italiano, quindi per me è anche un bel ricordo che rimarrà di noi tifosi. È una cosa bellissima, anche se può stare sul cazzo a tutti, perché comunque ha segnato contro di tutti, raga, non si è salvato nemmeno la Juventus, forse la Roma si è salvata mi pare, solo la Roma non ha segnato, ha segnato anche contro di noi, anche se al ritorno non ha avuto le trippa per gatti, perché comunque con Zapata quella là è stata la sua migliore prestazione, assurda Zapata in quella prestazione. Per il resto Higuaín a tutti i colpi, segna in qualsiasi modo, di tacco, di sforbiciata, di testa, cioè un giocatore assurdo, 36 gol in 35 partite, questi sono i numeri che parlano da soli. Anche lui avrà fatto anche qualche assist, si è trovato a meraviglia con Sarri, perché comunque anche il cambio di allenatore l'ha cambiato, secondo me, anche quell'aspetto psicologico che aveva nelle scorse stagioni, soprattutto nella scorsa, sia in finale che ha sbagliato il gol con la Coppa America, sia contro la Lazio per la partita decisiva per il terzo posto, aveva qualcosa psicologico che non andava. Invece con Sarri è davvero tornato il grande attaccante che conoscevamo e anzi ci ha sorpreso ulteriormente. Purtroppo i suoi 36 gol però non sono bastati, poi la vittoria dello scudetto del Napoli, che fino a un certo punto era meritata e poi è calato per le troppe sconfitte, per i pareggi inutili, però le uniche squadre che sono riuscite a fermare il Napoli in casa sono state il Milan e la Roma, unica cosa di cui mi posso vantare. Per il resto Higuaín è un giocatore micidiale, assurdo, non ci sono altre parole da aggiungere su di lui, è un giocatore che farebbe comodo a qualsiasi squadra, anche europea. Questa è la mia top 5 degli attaccanti, mi dispiace di concludere questa nuova serie, questa nuova rubrica, e finisce qui. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, ne voglio almeno 60-70 per questo ultimo video delle top 5. Spero che vi sia piaciuto anche a voi, mi raccomando interagite tantissimi qui sotto nei commenti. E niente, sono contento di averla portata e noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!